Mi scusi. Perché mi chiede scusa, Guzman? Perché non posso più trattenermi, Victoria. Chi? Farò tutto quello che vuole, tutto quanto, ma per favore! Faccia in modo che Ivo mi ami, è l'unica cosa che voglio. Lo porti qui dall'altra dimensione, rimarremo qui, ma non ci separi. Oh, ma che effetto che fa l'amore! Ivo è l'uomo della mia vita. Voglio essere io la donna della sua. Hai pensato cosa fare per essere amiche di Toto e Alessio? Cosa? Di che stai parlando? Come di che sto parlando, Lucilla? Ne abbiamo parlato poco fa. Hai detto che volevi cercare di conquistare l'amicizia dei ragazzi. Io non ho mai parlato con te. Come no? Se poco fa nel parco mi hai parlato dei ragazzi e di tutto il resto. Se non ero io. Tu non hai parlato con me, hai parlato con Renata. Sì, hai parlato con Renata. Rita, non appena riuscirai ad avere in tuo possesso il telecomando, dovrai stare in guardia finché non lo attiverai. E quando lo attiverai, manderai quel disgraziato di Diego in questa dimensione una volta per tutte e per sempre. Bene, andiamo. Alessio, per favore non andartene, per favore, voglio partire con te, per favore non lasciarmi sola. Pappagallo, va bene? No, non è niente. Tranquilla, tranquilla, è un fantasma, però è buono e ci aiuterà a passare nell'altra dimensione. Tranquilla, Luna. Hai la possibilità di poterci far partire insieme? Vediamo. Sì, è possibile. Ma c'è un piccolo problema. La tariffa è doppia. Una cosa, il mio telefono cellulare lo posso tenere? Cioè, me lo posso portare? Se ci tieni, portatelo, ma dubito che potrai comunicare da una dimensione all'altra dimensione. Siete pronti, vero? Maledizione, non solo prima sono piombati qui quei due ragazzi, ma ora anche la ragazza. Abbiamo riscontrato un problema, maestro. Lo scudo magnetico che ci ha fatto realizzare per evitare che Alessio abbia accesso a questa dimensione sembra non servire, maestro. Sono già altre due le persone arrivate. L'ho notato, Inietto. Non ci posso credere. In questo posto continuano ad arrivare estranei. Ma voi dovete provvedere.
Cercate nei più reconditi angoli del collegio e trovatevi quei due intrusi. Fatelo ora! Sì. Certo, maestro. Come e portateli al mio cospetto immediatamente! Sì, maestro. I suoi desideri sono ordini. Non è un desiderio, è un ordine! Imbecille! Certo. Per favore, non gli faccia del male. Alessio e Luna sono buoni. Per favore? Non voglio più ascoltare le tue inutili suppliche! Basta! Ti ho sopportato abbastanza! Devo trovare Ivo. Benji! Non fare tutto questo chiasso, per favore, altrimenti mi farai scoprire. Silenzio! Finiscila! Che è successo? C'è qualcuno lì? Oh. 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 Wow, wow. Guzman. Wow. Sono letteralmente senza... Perché non... Insomma, è stato... E così... intenso. Mi perdoni se sono stato brusco, ma eravamo così vicini, allora io... Sì, wow. E non so, l'ho impressionata oppure la cosa le è piaciuta molto? Mi ha impressionata, Guzman. L'ho impressionata. Unbelievable. Tradotto vuol dire... Wow. Ah, davvero? Incredibile. Non so lei, ma poco fa, mentre eravamo qua, all'improvviso ho sentito come un vento che mi sollevava in aria e mi trasportava in un trionfo di stelle. Wow! Wow, wow! Wow! Ma che maniera di esprimersi, Guzman! Wow! Non so che ne pensa lei, ma mi sento come... No, anch'io mi sono sentito come... Mi stanno scendendo le lacrime. Per me è stato un vero piacere. Vorrei che la cosa si potesse ripetere. Per ora, Guzman, la ringrazio. Dico sinceramente. No. E se dovesse... Ma sono io che la ringrazio per voglio la sua... dire, se avesse intenzione di ripetersi, potrebbe essere possibile. Certo, a patto che... Sì. Riconosciamo che quello che è successo e che potrebbe succedere... Non è una cosa normale, voglio dire. Lei mi conosce bene, quindi sa che il rapporto deve avere un nome, perché non ammetto che si facciano questo tipo di cose facendo finta che la situazione non sia cambiata. Facciamoci una promessa. A che pensa, Guzman? No, perché è rimasto con il la fatto bocca... Che lei sta parlando... Dicevo che dobbiamo farci una promessa. È sicura che di noi dobbiamo... di cosa parla? Dobbiamo farci una promessa che non ci siamo ancora fatti. Sì. Abbiamo una vita davanti e qui vedo un ragazzo, anzi chiama? Un uomo. E chi è? Che si chiama Guglielmo, che lei chiama Guzman. Ah. E che vuole impegnarsi sinceramente con lei. E qualunque cosa gli proporrà, lui accetterà senza remore. C'è una cosa molto importante che le voglio chiedere prima di impegnarmi definitivamente. Oltre che a divenire a dei compromessi che ci consentano di vivere serenamente, dobbiamo fare sempre, capiti quel che capiti, una cosa molto importante. Raccontarci tutta la verità. Dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altra, me lo prometti? Ma certo, Victoria, ma certo. Anzi, io non le prometto, le giuro che sempre, capiti quel che capiti, io le dirò la verità. Anch'io, lo giuro. Wow, Guzman, ora mi perdona. A che proposito? La forma può anche cambiare, ma la sostanza rimane la medesima. La missione è compiuta. Sono il nuovo professore di musica della Mastery School. Non perdere di vista l'obiettivo.
e che le emozioni non interferiscano mai con quello che è il tuo compito. Non lo permetterò. Mi comporterò come un autentico insegnante, però non scorderò il mio obiettivo, te l'assicuro. Sarà molto emozionante attraversare il tempo e ricominciare tutto dal principio. Il passato sarà sempre presente in ogni momento. Sarai a contatto col discendente della tua famiglia. Sì, è questo ciò che mi rende nervoso. Incontrarmi con Diego. Che la calma e la prudenza alberghino nel tuo cuore, guerriero. Intruso! Dove sei? Dove stai? Intruso! Ehi, cerchi qualcuno? Alessio ha attraversato il portale. Ma certo che l'ha attraversato, però non da solo, era con Luna. Ma come con Luna? Ma sei impazzito? Me l'hanno chiesto loro. Beh, è un'imprudenza, non ti pare? Imprudenza o no, io l'ho fatto oramai. Ah, una cosa importante. Quale? È successo che mentre li stavo trasportando si è attivato di colpo il telecomando d'accesso. Il telecomando? Sì, ho immaginato. Sarà stato in mano a qualcuno che voleva trasportare un'altra persona. Però non ti preoccupare, dubito che si riazionerà. Il telecomando si è attivato nella mia camera. Quel fumo, quell'intruso mi volevano trasportare. Dov'è il telecomando? Dov'è il telecomando? Il telecomando? Non riesco a spiegarmi che è successo, non lo capisco. Che è successo? Non lo capisco. Ah, quando il maestro lo saprà andrà su tutte le furie e urlerà molto più di quanto lo fa normalmente. Perché è chiaro che adesso non potrà più trasportare il caro Diego nell'altra dimensione. Beh, però... Beh. Ah, Rita, Rita non sa quello che è successo e non so da dove iniziare a dirglielo. Ecco, io... Rita... Eh? Ma Rita, cos'è successo? Perché quella faccia? Che faccia? Come che faccia? Cos'è capito? Non importa, non importa, mi perdoni. Non riesco a capire come sia successo, però Lucilla ora sa che sono nel collegio. Lo so che ho commesso un errore gravissimo, però... Però niente. Mi ascolti, cara, in confronto al guaio che io ho appena combinato, il suo direi che non ha la benché minima importanza. Invece sì che ha importanza, Rita. Adesso che cosa faccio con Lucilla? Come mi regolo con Lucilla? E io come mi regolo coi capelli? È un bel guaio. Tu che fai qui? Devo parlare subito con Alessio, lo potresti chiamare, per favore? Mi pare che Luna ti avesse proibito di entrare in questa casa, mi sbaglio? È vero, però è importante, credimi. Ah, è importante, davvero? Quelli come te trovano sempre qualcosa di importante per vedere l'uomo di un'altra, vi conosco. Miranda, un momento, calma, lasciala parlare perlomeno. Grazie, mi serve Alessio, è urgente perché ho saputo una cosa terribile. Mia sorella Renata è al collegio e si sta facendo passare per me. Renata? Dici sul serio? Sì, sì, per questo io devo parlare con Alessio, perché Renata ha dei problemi, non sta bene di testa e può fare qualunque cosa. Però qui Alessio non c'è, è uscito. Mi spiace informarti che mio fratello domani sarà alla NASA. Come? La NASA che? Ah, bene, non lo sapevi. E adesso invece lo sai. Beh, ragazzi, non ci sto capendo niente, però per favore, se lo vedete, ditegli che è urgente, è la verità, è la verità. Io vado. E chiudi la porta. Luna, Luna è fatta, siamo dall'altra parte. Ma dove? Dove siamo? Che posto è? Non so, tranquilla, qui è tutto così strano, però la prima cosa che dobbiamo fare è trovare i ragazzi. Io non ho mai avuto una paura simile, Alessio. Stai tranquilla e andiamo a cercare. Luna! Alessio! Valentina! Vale! Ciao! Grazie a Dio stai bene. Abbastanza, sì. E Benji dov'è? È qua, è qua, lo stavo cercando. Ma quando... dove? Ma dove ci troviamo? Nel collegio, ma siamo in un'altra dimensione. Non so spiegarlo, il tempo si è fermato. Siamo venuti a cercarvi. Vi ringrazio, ma non possiamo rimanere qui. Dobbiamo andare, perché i guardiani di Eusebio stanno arrivando. Come sarebbe? Eusebio ha dei guardiani. Sì, sì, Eusebio ha dei guardiani e loro sanno che siete qui, perciò andiamo. Ma chi è questo Eusebio? Non Luna... c'è tempo per le spiegazioni, andiamo, andiamo. Vi racconto mentre andiamo. Permesso, Luna? Luna?
Sei qua? Luna? Guglielmo! Ah. Ciao, Toto. Miranda, che fate qui? Cercavamo Alessio, credevamo che fosse con Luna. E così siamo venuti nella sua camera. Beh, però... io invece ero venuto a fare quattro chiacchiere con mia figlia, però non è qui. Per caso tu sai dove è Alessio e perché gli dobbiamo parlare subito? Qual è il problema? È ricomparsa Renata. Renata? Sì, Lucilla ci ha pregati di dire subito ad Alessio che Renata è qui al collegio. E forse la cosa peggiore è che si fa passare per lei. Ovvero per Lucilla. Non ci posso credere, Renata qui un'altra volta. Ma è impossibile quella ragazza. Beh, dobbiamo avvertire immediatamente la polizia. No, no, prima di avvertire la polizia dobbiamo avvisare mia madre o Alessio. Sì, ma Alessio è appena andato via, è in viaggio. Sapete cosa facciamo, ragazzi? Cosa? Noi avvisiamo il direttore. Dopotutto è il primo responsabile di quello che accade qui dentro, eh? Anzi, glielo vado a dire subito. Bene. E io non me la sento più di fingere in questo modo. Luna! Alessio! Benzio, piccolo mio! Tutto bene, giovanotto? Ero così preoccupata per voi. Salve. 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 Alessio, Luna, loro sono... Avril, Alessandro e... Luz. Io mi chiamo Luz. Lei è Caterina e Salve. Lui è Martino. Come va? Bene. Alessio e Luna sono venuti a portarci via, tutti. Davvero? Sì, beh... ma dovrete avere un po' di pazienza, perché in realtà ancora non sappiamo come fare a tornare indietro. Io lo so, invece. Lo sai, e perché lo dici solo adesso? So come tornare indietro, ero lì. Ho visto come hanno fatto con Ivo e i guardiani. Stavano mandando via anche me, però poi ci hanno ripensato e mi hanno trattenuta qua. Ci dici come si fa? Beh, sì, c'è un pannello di cristallo, oppure di vetro, con dei bordi di metallo. A me comunque è sembrato metallo. E poi hanno inserito delle coordinate. Loro hanno inserito una data, suppongo, e poi hanno usato un telecomando d'accesso. Però questo telecomando è facile da attivare. E dov'è questo posto? Nella stanza di Rita. Ma è geniale. Per favore, ci serve il vostro aiuto. Noi vogliamo tornare nelle nostre epoche. Che? Come? Come nelle nostre epoche? Certo, non veniamo tutti dalla stessa epoca. Alcuni di noi è da tanto tempo che sono intrappolati in questa dimensione. Non può essere. È una storia incredibile. Ecco perché non conoscono i nostri giochi. Ragazzi, perché ora non ci raccontate bene chi siete e da dove venite? Me l'hanno rubato! Me l'hanno rubato un'altra volta! Permesso, signor Diego? Sì, prego. Mi perdoni se la disturbo, ma pare che Renata stia tramando qualche cosa qui al collegio. Io stavo pensando che dovremmo informare della questione la polizia, no? Chi? Beh, la polizia. Sporgiamo denuncia. Renata è tornata. E chi è qui. Questa Renata? La ragazza che è stata internata, la sorella di Lucilla. Sì, va bene, domani sporgeremo denuncia, ma adesso per favore se ne vada, sono molto occupato. Le sta cadendo della roba. Certo, certo. Aspetti, fermo. Scusi, lei è il padre di Luna, vero? Sì. Perché? Perché Luna è andata. Ah, ma che cosa vuole dirmi? Ah, dove ora è andata? È in viaggio insieme ad Alessio. Per gli Stati Uniti, per la NASA? No, Alessio è... non è andato alla NASA. Mi perdoni, non capisco. E allora, dove sono andati? Beh, ammetto che è difficile capire quello che sto per dirle. È che sua figlia è passata in un'altra dimensione. Lei ha voglia di scherzare? No, mi piacerebbe, però non è così. Le sto dicendo la verità. Un'altra dimensione? Quale? Mi perdoni, Luna non mi ha detto nulla. Perché non me l'ha detto? Di e che poi, sta parlando? Nemmeno io sapevo che partiva con Alessio. Sì, ma con Alessio dove? In un'altra dimensione, ma possibile che... Ma di che dimensione sta parlando? E non mi dica di nuovo io... un'altra dimensione. Ah, sì, aspetti. Cosa? Ho capito, mi hanno parlato di un telecomando che Davvero? Avrebbe già trasportato alcuni ragazzi in quella dimensione. Sì. Ce l'ha lei, ce l'ha. No, me l'hanno rubato un'altra volta, lo sto cercando, anzi se mi dà una mano, rubato. Per favore. Ma come ha rubato? Vuol dire che Luna è in C'è un'altra Alessio. Dimensione da sola. Non ha bisogno né di me né di lei, non è da sola. Mi ascolti, lei deve farmi una promessa, per favore. Victoria non deve sapere nulla, me l'ha chiesto Alessio. È possibile per lei mantenere il segreto? Faccio fatica a credere che veniate tutti da epoche differenti. E la cosa bizzarra è che discendono tutti da un'unica persona. Da questo Felipe della Fuente. Sì, sì, è il fondatore del collegio che oggi si chiama Mastery School. Sì, sì, e il bello è che hanno tutti e cinque un tatuaggio, una specie di marchio. E lo abbiamo sulla pelle da sempre, un segno lo chiamerei. E Eusebio vuole il sesto segno per impadronirsi del tesoro. Non può essere, mi sembra quasi un film di fantascienza. Aspettate, chi porta addosso il sesto segno? Diego Miraflores. Diego? Beh, adesso che ci penso, è cominciato tutto col suo arrivo al collegio, ricordi? E adesso non so come Felipe II della Fuente farà in modo di contattarlo.
Felipe o Eusebio? Eusebio sembra ossessionato dall'idea di trovare il tesoro. Io non capisco come un tesoro possa essere così importante da obbligare 5 ragazzi a rimanere prigionieri per tanti anni. Sì, dobbiamo fare qualcosa. Beh, quasi sicuramente Felipe II è dalla nostra parte e non permetterà che Eusebio riesca a raggiungere il suo scopo. È per questo motivo che siamo stati trasportati tutti qui. Voglia il cielo che sia come dici tu. Sì, aiutateci, per favore. Sì, dopo tanto tempo una sola cosa vogliamo: tornare dalle nostre famiglie. Non vogliamo più stare qui. Sì, aiutateci, per favore. Rita, le devo parlare. Temo proprio che ora non sarà possibile. La stanno aspettando. A me? E chi è? Vada e veda. Lo sa che anche a lei la stanno aspettando? A me? E chi è? Beh, vada e veda. È una sorpresa? Sì. Io adoro le sorprese. Permette? Sì, posso sapere con chi ho l'onore? Con tuo zio. Io sono Felipe II della Fuente, onorevole cavaliere, mago e stregone. E a partire da ora sono il nuovo professore di musica del collegio. Che hai? Ti senti bene? Sì, sì. Lieto. Sei una bella persona, nipote. Maledizione! Cosa stai facendo? Felipe! Felipe, Felipe! Perché complichi continuamente i miei piani? Che ficcanato! Devo fare qualcosa. Mi vuoi forse confinare in un'altra dimensione, Felipe? Come in fondo hai fatto per tutti questi anni? Io non posso pensare, non posso permettere che tu continui a complicarmi la vita. Maledizione delle maledizioni! Maestro, abbiamo cercato in tutto il collegio, nessuna traccia degli intrusi. Nulla di nulla. Beh, avete cercato male! Voi siete due esseri inutili! Voi non sapete fare nulla! Come può essere che Valentina si sia smaterializzata? E dov'è finita quella piccola peste di Benji? Guardate di nuovo dappertutto. Io già... molti problemi. Come fate ad essere tanto incapaci? Fate qualcosa subito, ora! Via! Io sono qua perché è il momento di cominciare una nuova fase nella mia vita e nella storia di questo collegio. Una domandina. Tutto... Sì? Tutto quello che ho letto nel libro è la verità? Sì, certo, naturalmente. Tu sei mio nipote. E io ti ho, diciamo, eletto a prosecutore della mia opera. Col tuo aiuto, caro Diego, e col tesoro della nostra famiglia, noi riusciremo a costruire molti, ma molti collegi, mastery, school, in tutto il mondo. Conta su di me. Sì. Ma prima di ogni cosa, tu mi dovrai aiutare a distruggere il mio arcinemico. E io lo conosco? Sì, lo conosci benissimo. È uno stregone malefico e cinico e si fa chiamare Eusebio. Questo strano apparecchio è un telefono, serve per parlare senza, senza fili a grande distanza. Capisco. E a che serve questo foro? A scattare fotografie. Tu sei un fotografo? No, 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 è che alcuni telefoni possono anche scattare foto. Aspetta, provo a farvi vedere come funziona. Tutti vicino a me, forza. Adesso? Sì, 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 certo, adesso, adesso. Dite tutti cheese. Cheese. E ora? E ora guardate. No. Non ci credo. È incredibile, è un telefono. Questo apparecchio è magico. Se ti piace tanto, te lo regalo. Quando tornerai nella tua epoca, lo potrai mostrare ai tuoi amici. Oh, grazie, quando lo vedranno, non ci crederanno. Vale, tu sai dove si trova il pannello di controllo per tornare indietro? Sì, sì, è nella direzione del collegio. Dobbiamo cominciare a pensare a come poterlo mettere in funzione, no? Sì, ma non credo che sarà difficile. Beh, non mi è sembrato da quello che ho visto. Ognuno deve tornare nella sua epoca. Sì, ovviamente sì. Come ti senti? Spaesata, non lo so. Ho sempre sete, mi bruciano gli occhi, non vedo bene. Ma ci pensi? Questi ragazzi sono qui da chissà quanti anni. Se io ho sofferto tanto lontana da mia sorella per 13 anni, immagina loro. Non vedono famiglie, né amici, né fidanzati da un'eternità. Noi li faremo tornare da loro. Quanto ti amo. Io di più. Ho
voglia di rivedere Miranda, di stare con papà, di parlare con i miei amici. Presto lo farai, non preoccuparti. Te lo prometto. Rita, Rita, ma dove l'ha messo? Qui non c'è, non c'è neanche qui. Guglielmo! Oh. Io mai mi sarei immaginata una cosa simile da parte sua, davvero? Lo spero, non è una cosa da me, però non lo trovo purtroppo. Ma lei che sta cercando nella mia camera? Si può sapere? Il telecomando. Per questo stia tranquillo, io il telecomando non lo posso perdere, fine della storia. Beh, certo, a volte lo lascio in giro, però lo ritrovo. Ma che... Sì, un momento, che... Lei che sa? Come sa del telecomando, mi scusi? So che si usa, ma che gliene importa di come ho saputo di quel telecomando? Beh, la cosa Rita, mi importa sì, come, ho saputo che si usa per passare vista, da un posto all'altro, ma non lo cerco certo per fare del turismo. Mi no, dica, è ovvio, Rita, me dov'è? L'immagino. Vede, Luna e Alessio adesso sono là e io li voglio riportare subito Luna. Indietro. Anche Luna sta dall'altra parte, ma come potevo lontanamente immaginare che... Non mi dica che è questo, ma è tutto... L'ha spaccato! Si no, può sapere che caspita ha fatto al telecomando? Ho solo provato ad azionarlo. Non l'avrei mai fatto, però un signore che si fa chiamare Eusebio mi ha minacciato. Ma perché? Voleva andare anche lui dall'altra parte, no, dico bene? No, no, vede, lui era... Però invece è una storia lunghissima e dopo se vuole gliela racconto. Ad ogni modo io l'ho cercato, poi l'ho trovato e quando l'ho azionato è scoppiato. Insomma, non serve più a nulla ora. A nulla? E adesso mi dice come diavolo faccio a riportare mia figlia qui? Rita, come faccio? Zio, dimmi la verità. Sempre. Il tesoro esiste? Sì. E questo tesoro, che a quanto sembra tu hai nascosto benissimo, è grande quanto dice il libro? Sì. E molto di più, nipote. È talmente grande che basterebbe per aprire super collegi in tutto il continente. Ah, lo sapevo! È un tesoro molto più grande di quanto potevo immaginare. E adesso parla, caro Felipe, dimmi, dove accidenti lo tieni nascosto, Parla, dai, Felipe, da questo dipende il mio futuro! Si tratta di molti, molti lingotti d'oro, nipote mio. Come? Oro, hai detto? Sì, oro. Oro che ho personalmente trasportato per nasconderlo a Eusebio e a tutti i suoi seguaci. Sto parlando di persone disprezzabili, egoiste, ambiziose. Ma come hai fatto a trasportarlo da un posto all'altro? Perché che io sappia, l'oro pesa, no? E soprattutto, dove lo hai nascosto? Nipote, nipote, tu devi imparare a vedere oltre quello che vedo nei tuoi occhi. Va bene, è che l'oro... Sì, è l'oro. E l'oro diventa più leggero di quanto sembra se si mettono insieme la forza del cuore e l'intelligenza. No, l'oro pesa. Dai, dove lo tieni? Dai, Felipe, diglielo. Di a tuo nipote dove lo tieni. Mago e stregone, questo sono. Ma non hai risposto alla mia domanda, perciò l'oro dove sta? Diego, tu sei mio nipote, mio alleato numero uno. Sì. E io te lo direi adesso se fossimo soli. Però percepisco che non lo siamo, sai? Sì. Dici che c'è qualcun altro? Eusebio per me ci sta spiando. Eusebio? Già, però fra qualche attimo la smetterà di ficcare il naso. No! Ti detesto, Felipe! Ti detesto! Però... se ti illudi di potermi sconfiggere, non puoi immaginare quanto ti sbagli! Ragazzi, mi potete spiegare di che si tratta? Ditemi in quale posto si trovano, per favore, spiegatemi questa storia della terza, quarta dimensione. Che cavolo è? Noi non ci ricordiamo nulla, Guglielmo. Tornando abbiamo rimosso tutto, quindi... Perdonatemi, però perché ho l'impressione che mi stiate mentendo? Ma perché dovremmo mentirti? Tranquillizzati, se potessimo ti aiuteremmo. Beh, cercate di capirmi, mia figlia è scomparsa. Sì, da un momento sì. All'altro non si trova più. Questa è una cosa irreale, sconcertante. E poi la storia della memoria. Beh, non sappiamo se capita a tutti. Magari a noi è successo, ma invece Luna ricorderà ogni cosa. Accidenti. Ve lo immaginate quanto starà soffrendo, poverina? Meno male che c'è Alessio con lei. E se non ricordasse che stanno insieme? E se li avessero separati? Ascolta, Guglielmo, se ti può essere d'aiuto, anche noi siamo stati dall'altra parte. E siamo tornati. Sì, sani e salvi.
riprendendo una vita normale, quindi... Voi vi considerate normali, sani e salvi? Beh, oh, ecco Vittorio, oh mio Dio, ho giurato di dirle la verità. Oh mamma, che faccio? Ciao, come stai, Paul? Salve, signora. Ciao, Ivo. Signora, salve. Salve, come sta Guzman? Bene. Conta su di voi, ok? Grazie. Ci vediamo. A domani, buonanotte. Buonasera, non so nemmeno che ora si è fatta, per cui... Come buonanotte, Guzman? È giorno? Che è capitato, Guzman? Mi sembra nervoso, i ragazzi le danno noia, che c'è? Si comportano male, no, con lei? No, non accettano la conversazione, però sono educati. E allora veramente... chi è stato? Un alunno più piccolo? La verità, Guzman, qualcuno del primo non anno? Non è successo nulla, mi creda. Va bene, Vittorio. Allora mi guardi negli occhi, è sicuro? Lei non mi guarda negli occhi. E come mai non mi vuole guardare? Ma che cosa dice? No, non apra gli occhi, apra gli occhi, io... Guzman. Non menta, mi però guardi, Guzman. Ci si mette proprio allora, una grana... Allora, Guzman, mi guarda negli occhi o no? Scusi, ma ora che cosa sta guardando? Nulla, che cosa c'è da quella solo parte? Che non capisco. D'accordo, perché senta, si sta allora impuntando. Il problema è Alessio? No! Potrebbe... Alessio? No? Ma no, come Alessio? Il problema non è Alessio. È Miranda? Nemmeno, Miranda. Guzman, aspetti un attimo. Nessun nemico all'orizzonte. Io le ricordo che non sono passate nemmeno 10 ore e a me sembrano già 10 anni dal momento in cui ci siamo promessi di raccontarci ogni cosa. La verità. La verità, la verità. Allora? Beh, ecco, facendo così. No, mi ha resti distratto. Concentrato, per in piacere. Ha a che vedere con Alessio, lei e sua madre. Non mi risponda nulla, che è successo ad Alessio? Ha qualche problema? Forse è meglio se andiamo a discutere. Cercavo proprio di che. Scusa, ne avete già parlato? Gliel'hai detto, Guglielmo? Beh, lo faccio io. Insomma, pare che ci risiamo con Renata. Sì. Ecco, sì, è ricomparsa Renata. Renata. Ho pensato, ora glielo dico, non glielo dico, perché Renata è maligna, è maligna. Ah, e purtroppo io temo che cercherà di amalgamare suo figlio povero. Avrà un problema che si chiama Renata, povero Alessio. Mi scusi, io la apprezzo davvero molto, però amalgamare non è un verbo appropriato. Mi ricorda quando ci siamo conosciuti. Rimestare va non meglio? No, neanche rimestare si usa riferendosi a un'insalata e forse nemmeno... Incorporare? Ma che incorporare? Forse. Guardi, meglio che lasciamo perdere, piuttosto... Lei era nervoso per questo? Ma perché non me l'ha detto, Guzman? Qualunque siano i problemi che ci affliggono, è obbligatorio condividerli. Mi comprende? La comprendo. Devo ritrovarla, commissario. Lei stia tranquilla, ho già ascoltato l'altra ragazza. Come si chiama? Serena. Lei, ora mi può descrivere com'è sua sorella? Mia sorella è come me, uguale. Noi siamo uguali, Renata è mia sorella gemella. Certo, però non ci sono differenze tra voi. Una voglia, una cicatrice, basta un dettaglio. No, nulla, ma lei deve trovarla, commissario, per favore. Perché Serena dice che ha parlato con me. Ma non ha parlato con me, ha parlato con Renata. E quindi mia sorella è al collegio ed è pericolosa. Capisce che intendo? Mi serve collaborazione, senza elementi. Come posso fermarla? Ma come glielo devo dire? Io e lei siamo uguali. Renata si spaccia per me praticamente da sempre. Lei stia tranquilla, prima o poi la prenderemo. Sì. Questo è il mio numero. Se avremo novità, la chiamerò. Grazie. A presto. Lucilla, come va? Tutto bene? Mica tanto. Beh, comunque mi ha appena richiamato il tipo che vuole che incidiamo il disco con lui. Sì, però Valentina non c'è. Non credo che Luna lo voglia incidere. Sì, lo so che Vale non è qua. Però ho pensato che la cosa migliore, almeno al momento, sarebbe cercare chi la rimpiazzi. Solo per adesso, mi spiego? Voglio dire, dobbiamo agire in maniera rapida o potremmo rischiare di perdere l'opportunità della nostra vita. Lo sai, vero? Sì. Questa è una grande opportunità, ci dobbiamo provare. Dai, aiutami a convincere Luna, perché lo sai com'è. Io? Sì, dai, dai, pensa positivo, vedrai che andrà tutto bene. Ma... e ora sì, ci tieni. Poi tanto. Magari accetta subito, il problema si risolve. Valentina, è da qui che si parte per tornare al nostro tempo? Sì, sì, ma il telecomando? Oh, eccolo qua. Ah, bene. Ma è uguale all'altro. Ma non sappiamo dove mettere le mani. Qui si inseriscono le coordinate spazio-temporali. E quello lì è il pannello che consente allo scanner l'analisi per l'avvio del teletrasporto. Una volta attivato il telecomando... si parte. No, no, Vale, mi sembra tutto molto pericoloso. No, 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 Luna, non è pericoloso. Inserisci le coordinate, ti metti davanti al pannello e vai. E basta, è così semplice. Impensabile, ma è chiaro che voi avete a che fare con la tecnologia moderna più di noi. Non abbiamo proprio idea di che cosa possa essere, non lo so, uno scanner. No, uno scanner. Sì, quello. Non avremmo mai trovato il modo di ritornare. E invece voi l'avete capito. Siete degli angeli. Grazie, Valentina. Ragazzi, ditemi che non è un sogno, che è la verità. Torniamo a casa. Però, ragazzi, abbiate pazienza, perché mi ha detto Vale che potete partire uno per volta. Sì, perché siete tutti di epoche differenti.
Ma noi non veniamo da epoche differenti. Possiamo partire insieme, no? L'importante è che tutti torneremo all'epoca alla quale apparteniamo. Ma supponiamo che gli inventa che Felipe II della Fuente abbia il tesoro qua. E se voglio trovarlo, sarà necessario che continui a trattenere quei cinque inetti. Oh! E inoltre, mi serve quell'imbecille di Diego, il suo nipotino. Ragazzi, ragazzi, qui c'è una scritta. È un promemoria che ricorda che le persone che contemporaneamente possono barcare il portale sono 5 al massimo. Beh, ma noi siamo in 4. Allora sembra non ci sia problema. Ma non potevamo partire solo uno alla volta? Però, se non ha mentito, se ha veramente portato con sé il tesoro, avrò bisogno del sigillo di famiglia per mettere le mani sul malloppo. Quindi dovrò prendere tutte le precauzioni che richiede il caso e assicurarmi comunque la piena disponibilità di tutti e 5 gli altri discendenti. Che cosa vuoi? Grande maestro. Sì? Maestro, sia i prigionieri che gli intrusi sono entrati nella sala astrale. Bene. Che cosa facciamo, signore? Per il momento proprio nulla. No, no, anzi, sai che mi è appena venuta una delle mie eccellenti idee? Però, maestro, stanno curiosando e loro potrebbero... Io ho appena detto di non fare nulla. Mi occuperò della cosa personalmente. Io capisco che siate emozionati all'idea di tornare nella vostra epoca, però dobbiamo organizzare la partenza e temo che la cosa sarà un po' complicata. Sì. Quello che propongo è che per prime partano Avril, poi Luz e poi Carolina? Caterina. E quindi Martin e Lisandro, ok? Alessandro. Vi chiedo perdono, noi ci conosciamo appena. E a noi quando tocca? Ti vorrei ricordare che questi ragazzi sono qui da tanto di quel tempo che ne hanno perso la cognizione. È passata un'eternità. Comunque, noi poi partiremo tutti insieme. Rimani accanto a me. Alessio, noi non ci conosciamo. Però, anche se proveniamo da tempi e luoghi differenti, io ti ammiro. Vi ammiro tutti. Grazie. Forse saremmo diventati amici. Ma siamo diventati amici, no? Bene, adesso al lavoro. Scusa? Tutti pronti? Che aspettiamo? Buona fortuna. Non vi dimenticheremo mai. È una piccola bugia per tenerli un po' su di morale, perché barcando il portale non si ricorderanno più nulla. Benji. Sì, ci siamo. Dove credete di andare, signorini? Fate un gesto sbagliato e sarete trasformati in blocchi di pietra. Di pietra? Ci sta minacciando. Si può sapere chi è lei? No. Ho risposto alla tua sciocca domanda? Ma che cosa vuole? Che cerca? Perché ci vuole tenere prigionieri qui? Qual è il suo obiettivo? Com'è curiosa la ragazza. Voi siete qui per fare quello che porterà un giovamento ai miei interessi. Voi sarete lo strumento del mio potere. Vado a farmi un bagno. Sono a pezzi. Anch'io, e sono così nervoso. Scusate, se ho capito bene, ora sono tutti insieme dall'altra parte. E poi si sono dimostrati molto coraggiosi, andando a cercare Valentina. Io invece ho ascoltato Diego. Sono un vigliacco. Ricominciamo, non sono sei un codatto. Vigliacco, non ti devi torturare. E che dovrei fare? Ivo, non potevi fare altro, non avevi sì, più il telecomando. Sì, e senza il telecomando non potevi... Ivo, è inutile che ti assumi la colpa per qualcosa. Avanti! Ragazzi, perdonateci per l'interruzione, ma non è che per caso avete visto Luna? Dobbiamo parlare urgentemente con lei. No, io non l'ho vista, no. Nemmeno io, no, no. Mi dispiace, no. No. Oh, ma come starà Benji? Calma, Candy, e ascolta quello che ti dico. Non ti devi preoccupare, perché Diego lo riporterà qui, credimi. Sì, perché Ivo e Paul in fondo sono tornati. E se Benji non ce la facesse? No, ma perché tu pensi sempre al peggio? Voi avete visto Luna? È passata di qua, noi non sappiamo più dove cercarla. No, qua non si è vista. Perciò il tesoro è rimasto lì da quel giorno. Non volevo avere segreti con te, Diego. Ti ringrazio e devo dire che apprezzo molto il tuo piano. È grazie al piano che sono rimasto vivo per tanti anni. L'unica cosa che mi importa davvero è far tornare a casa i ragazzi. Valentina, Luna, Alessio. Non ti devi preoccupare, sta tranquillo, perché a Eusebio loro non servono.
li rimanderà qui. Il vero problema ce l'hanno i miei discendenti. In pratica li tiene prigionieri, quel bandito. Sono cinque, no? Di diverse epoche e luoghi. Ma hanno tutti il mio sangue e il tuo. È da molto tempo che tento di liberarli. Però? Finora non ci sono riuscito. Ne mandi uno, solo uno, per favore. Siamo di epoche diverse, no, aspetti. Per favore, ognuno di noi ha una casa. Non possiamo partire tutti insieme. Uno alla volta, per favore, solamente uno. Silenzio, che mi deconcentrate. Solo uno, solo uno. Ma basta, cambiate argomento. E io poi qui sto lavorando. Era molto tempo che non mi divertivo tanto. Allora, tanti saluti, arrivederci. Ma dove li hai mandati? Perché te ne importa? Come osi parlarmi così? Forse non hai ancora capito come stanno le cose. Qui si fa solo quello che io dico. Alessio. Alessio. Prego, entra pure. Grazie. Sì, sì, bene, mamma, ho fatto venire Guzman per tranquillizzarti. Per favore, calma. Oh, ma io sono tranquilla. A nord, Guzman, sì, non si avvicini. A nord, è a nord. Mi chiede se è successo altro? Sì. E non se lei ha fatto qualcos'altro? Sì, l'ha fatto, ovviamente, ci può giurare, Guzman. Miranda, voltati, verso sud, e non sbirciare. Lei e io ci siamo promessi di dirci la verità, solo la verità, se lo ricorda? Sì. E chi è stato il primo a infrangere quella promessa? Chi? Lei, lei ha già infranto quella promessa, lei mi ha mentito. Insomma, l'ha già saputo. Ma è ovvio che sì, io vengo a sapere tutto, Guzman. Io sono come una sfera di cristallo, io so tutto. Quello che invece non so è perché lei non me l'ha detto. Deve perdonarmi e tranquillizzarsi e fidarsi di me. Io la sto proteggendo. Ho fatto la cosa migliore, lei è così sensibile. Mi ha detto una bugia e fra noi è tutto finito. Molto bene. Appena ti avrò dato l'ordine, premi quel pulsante. E a noi che cosa succederà? Sì, non vorrà tenerci prigionieri. Abbiamo il diritto di sapere che cosa... Ai guardiani ho dato istruzioni estremamente precise riguardo a voi quattro. Ci vediamo presto, poveri illusi. Adesso, inutili! Attento! Scappate, presto! Scappate! Fregatevi! Fregatevi! Per ora preferisco rimanere in incognito. Non dire a nessuno chi sono. Sarai solo il professore di musica. Se la cosa le sta bene, signor direttore. Sì! Ora dovrei presentarmi agli alunni, tanto per cominciare. Sì. Ok. Che tipo di poteri? Cioè, tu sei mago e stregone. In che consistono i tuoi poteri? Perché questa domanda, nipote mio? Beh, perché ti sei reso conto che c'era Eusebio ad ascoltare la conversazione e con un solo gesto gli hai impedito di continuare a vederci e ad ascoltarci. Non credere a tutto ciò che vedi. Non tutto è come appare. Paura, ho praticamente perso la voce, ma non si bussa. Chi è tutta questa gente? Che cosa fate qua? Come siete entrati? Io sono Miranda, Perdonatemi, ma voi Miranda. Da dove saltate fuori? Ah, vorrei saperlo. Non ne ho idea. Lo ricordo. Nemmeno io ricordo da dove veniamo. Questo che posto? Scusate, ma non vi conosciamo. Non avete fatto nulla di male, perciò lei non si scusi, giovanotto. Poi potrei sbagliare, ma direi che non avete l'aspetto di persone che vogliono iscriversi alla Mastery School. Perciò vi domando, perché siete entrati? No, ti sbagli, mamma. Loro non sono entrati, sono apparsi. Miranda, questi ragazzi arrivano da un'altra dimensione. Tu come lo sai, Guzman? Lo so e basta. Questa suoneria. Cos'è questa? Non può essere. È il cellulare di Alessio. Aspetta. Permetti che Miranda, lo guardi solo un attimo. Credo che... Ti ringrazio. Non abbiamo idea di cosa sia un cellulare. Vengono da un'altra dimensione. È proprio quello di Alessio. È il suo cellulare. Ma che cosa dice? Questi ragazzi verrebbero da un'altra dimensione. Loro vengono proprio da un'altra dimensione. Victoria. Ma come può affermarlo? E il cellulare di Alessio cosa c'entra con questo? Alessio in questo momento si trova alla NASA. Sta svolgendo studi approfonditi. Che... Ma mi scusi, allora lei non sa che Alessio e Luna sono in un'altra dimensione? Luna e Alessio. Che? No!
Questa è dove la possiamo sistemare. Ah, ecco qui dentro. Sì. Ah, salve Renata, meno male che è arrivata. Mi stavo proprio domandando. Ah, è lei, maestro. Che cosa ci fa qui? Sei sorpresa di vedermi ritta dopo tutto questo tempo? No, no, le do il benvenuto. La vedo in forma splendida, sì, dico in generale, fisicamente, d'umore. Anche il vestito. Basta con queste sciocchezze. Com'è stato il viaggio? Sono qui solamente perché so che Felipe II della Fuente si trova al collegio. Chi? Mi prendi in giro? No! No! Felipe si trova qua! Sì, e io devo sapere se ha il tesoro con lui. Oh, però poteva approfittare di me, potevo verificare io se me l'avesse chiesto. Si sarebbe risparmiato il viaggio. Sì, certo. Tu sei forse la persona più inutile che io conosca. Grazie, maestro. E adesso portami il telecomando. Voglio tornare nella mia dimensione. Il telecomando? Il telecomando. Dov'è il telecomando? Il telecomando ora è... Dammelo! Naturalmente, è proprio qui. L'ho messo via. L'ho riposto in una scatoletta molto, molto carina. Perché qualcuno avrebbe potuto... E questo? Questo è il telecomando, maestro. Lo que digan, porque mi vida cambió desde aquel día.